Questo dell'ora è un problema veramente interessante. Bisogna proprio che ne parliamo. Io vi ripeto ancora, l'importante è salvare il matrimonio. E per salvare il matrimonio è essenziale che la vita sessuale degli sposi sia ricca, sia piena di mutue e complete soddisfazioni. Non sia una parabola discendente, ma un diagramma sempre crescente. Dunque, cara Nancy, tu hai domandato a tutti noi se sia meglio il giorno o la notte. Ebbene, io posso solo risponderti. Personalmente per noi è proprio la stessa cosa. È vero, cara? Ma certamente, certamente. Però lo sai che per me fra le 7 e le 9 del mattino è sempre stato difficilissimo, fin dal primo giorno. Già, perché sei addormentata. Comunque, Nancy e Frank, nella vostra domanda... Oh no, Tony. Avanti, avanti, senza paura. Questo è il momento giusto. Più ci liberiamo, più si progredisce. Abbi pazienza, Frank. Qui non dobbiamo escludere nessun argomento. Qui noi abbiamo il coraggio di fare ciò che tanta gente dovrebbe tentare. Salvare il matrimonio come istituzione, come forma di vita, come stato perfetto dell'uomo e della donna. Helen ed io, da qualche tempo, data la nostra rigorosa educazione, tentiamo di liberarci dall'idea dell'amplesso come peccato. John e Mary stanno superando un problema di ripugnanza fisica. Sally e Orazio, sposati a 18 anni, giovanissimi, lottano per rinvigorire una vita matrimoniale un po' stanca, forse un po' esaurita. Nancy e tu avete questo problema della insoddisfazione. Ma io sono contento, anzi contentissimo del mio matrimonio. Allora perché stai qui? Per lo spettacolo? Che l'economia sia determinante nella vita sessuale delle coppie o dei singoli.